Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Della Croce Bianca, sono arrivato in Italia dal 2016. Sto cercando a dare una mano, a spiegare ai ragazzi come funzionano per quelli che chiedono asilo politico, e quindi mi fa piacere lavorare con loro. Da Trapani alla Liguria, passando per questa tendopoli allestita in pochi giorni alle porte di Voltri dalla Croce Bianca genovese. Il flusso dei migranti in arrivo e in attesa dei controlli e di una sistemazione meno temporanea scorre. In una settimana sono arrivati 75 richiedenti asilo. L'hub in tutto può ospitare 220 persone. Chiaramente non sapendo quello che è l'iter, nel momento in cui li abbiamo informati di quello che sarà l'iter, quello che chiedono prevalentemente sono i documenti. Ovviamente non sapevano che l'attesa del primo documento può variare oggi tra i 5 e 6 mesi. Quindi, però cercheremo di, per quelli che si fermano e che si fermeranno, cercheremo di far impegnare questo tempo, per esempio, nella conoscenza della lingua italiana. Qui siamo nell'area degli ex cantieri navali Costa Aguta, trasformata sotto il coordinamento della prefettura di Genova in zona di accoglienza temporanea. Un movimento insolito che, superata una certa diffidenza iniziale dei cittadini, ha dato vita a una gara di solidarietà. Mi sono messa a disposizione per quello che potevo, quindi per traduzioni, portare generi di conforto, ma soprattutto indumenti, poiché i primi giorni ho visto che i ragazzi erano veramente nel centro, mancava qualunque cosa. In attesa che si trovino edifici destinati a diventare strutture di accoglienza meno temporanee di queste tende, la linea adottata è trovare la collaborazione tra cittadini e territori. La città di Genova ad oggi non ha più spazi neanche per i minori. Questa situazione ovviamente non ci piace, perché tenere dei ragazzi ovviamente e utilizzare le tende, utilizzare i moduli da lavoro, quando ci sono a Genova 35.000 appartamenti sfitti, di cui 2.000 appartamenti di arte che potrebbero essere sistemati o comunque dati, oltre alle graduatorie, anche a questi ragazzi, al settore che se ne deve occupare, il terzo settore in questo caso, è veramente...